buona la prima interna e soprattutto la qualificazione centrata al Comunale di San Gregorio con il 2-0 regolato all'ACI San Filippo. Davvero contenti tutti, contenta la dirigenza del presidente Rizzo, Marco Torre intervenuto ai microfoni e il general manager Giovanni D'Angelo. Il focus la società l'ha fatto, bisogna giocare bene, bisogna vincere, ma non è necessario puntare sull'eccellenza, anche se ovviamente il presidente Rizzo ci tiene soltanto ad una partecipazione. Allora sentiamo quello che hanno appunto detto ai nostri microfoni appunto il presidente Marco Torre e il general manager Giovanni D'Angelo. Assolutamente soddisfatti della prima settimana di gare, la seconda partita, il ritorno di Coppa Italia, risultato importante, non siamo contentissimi della gara in sede, risultato indubbiamente sì, meritavamo indubbiamente di passare, siamo contenti davvero tanto del pubblico presente, stiamo riportando San Gregorio sugli spalti, stiamo facendo riscoprire alla gente la gioia dello sport a San Gregorio, del calcio vero a San Gregorio. Abbiamo veramente lavorato a ritmi serrati, dal presidente in primis, proprio magliettina e lavoro serrato e tanto sudore per raggiungere risultati davvero importanti. Abbiamo a nostro favore una vicinanza del Comune di San Gregorio intero, non parliamo di politica, parliamo di persone. Oggi ci è venuto a trovare l'assessore Lo Bianco, assessore allo sport, ci ha onorato della sua presenza, è arrivato esattamente al momento dei due gol. Siamo felici della collaborazione di un comune davvero fattivo, vicino ai problemi di quelle che sono le società sportive, pronto a risolvere qualunque tipo di problematica, soprattutto per chi come noi si è imbarcato in un'avventura perché crede indubbiamente nello sport, perché crede in quelli che possono essere i risultati delle attività sportive e perché crede in un progetto davvero grande. Io dal primo giorno dico sempre che noi siamo partiti da singoli elementi per arrivare a un gruppo e a breve diventare squadra. Stiamo iniziando a diventare gruppo. Siamo pronti per iniziare un campionato. Io devo dire sinceramente che non ho grandi velleità, nel senso che non punto immediatamente all'eccellenza, non voglio salire domani mattina in eccellenza, voglio indubbiamente fare bella figura. Poi io dico sempre che la palla è rotonda, per cui i risultati e le partite si giocano in campo. Noi ce la metteremo tutta, il massimo impegno per fare un ottimo risultato, perché San Gregorio, i ragazzi, il mister, la società merita indubbiamente un buon lavoro, quello sì. È stata più dura del previsto, onestamente. Ci aspettavamo una partita più leggera, invece è stata veramente una battaglia. Siamo venuti fuori esausti, non per il risultato, ma perché non ci aspettavamo questo ritorno importante per la San Filippo. Abbiamo fatto una partita energica, ma meno brillante di quella settimana scorsa. Ci accontentiamo lo stesso perché il risultato è stato raggiunto. Ma io credo che anche il direttore D'Angelo sia un amante del calcio, così come il nostro vicepresidente Torre. Siamo tutti amanti del calcio. Io forse pretendo da me stesso il meglio, quindi pensare di non avere un obiettivo sarebbe riduttivo per me stesso, però ben dice il nostro direttore che ha tutta la nostra fiducia, il nostro numero uno, bisogna andare con i piedi di piombo e quindi essere accorti, tranquilli e aspettare il momento opportuno, però effettivamente quest'anno dobbiamo salire. Devo dire che c'è stato un bel clima anche in tribuna, abbiamo creato quest'area di festa, abbiamo offerto appunto, come avete visto, anche qualcosa per rendere diciamo la partita di calcio è anche un discorso alternativo qui a San Gregorio in paese, quindi dare anche stimolo a queste persone che vengono un attimino a vedersi la partita, di trovare un ambiente sereno, questa è anche una cosa importante, comunque oltre all'aspetto tecnico che comunque ci ha dato riscontri positivi in questa partita di andata e di ritorno, però creare anche un ambiente appunto sereno che faccia la differenza rispetto a quello che si vede normalmente nei campi di calcio, diciamo, dell'Interland. Quindi continuare a lavorare su questo tipo di appunto anche attività che danno anche un discorso di educazione verso i giovani e creare anche un settore giovanile col tempo che possa dare anche dei bei risultati. E quindi un 2-0 importante che permette quindi l'accesso al secondo turno di Coppa Italia, un ottimo direi antipasto per il campionato che inizierà di fatti nel weekend tra 6-7 settembre. Uno staff che ha commentato davvero con positività questo successo anche di oggi, con mister Maugeri che ha rodato ben 5 giocatori dal primo minuto, Calabretta tra i pali,
poi di fatti gli esterni, Marcellino e Rapisarda, l'inserimento di Nocera in mezzo al campo e è promosso anche Siciliano dal primo minuto. E quindi sentiamo Giuseppe Maugeri e poi anche Andrea Garofalo, che è uscito dopo 56 minuti promuovendo Garozzo, decisivo per il 2-0, e abbiamo sentito anche Francesco Siciliano, importante anche il suo ingresso dal primo minuto. Dopo la seconda partita stiamo crescendo, si vede. Abbiamo giocato con un altro modulo. La settimana scorsa abbiamo giocato praticamente col 3-5-2. Questa settimana abbiamo giocato col 4-3-3. E abbiamo cambiato anche qualche elemento, però devo dire che è andata piuttosto bene. Loro pure hanno avuto due occasioni, sono stati bravi sia Calabretta che Antonio Musumeci, entrambe le parti hanno fatto belle parate. Comunque è stata una bella partita. Già domani mi vado a fare controllare, spero che non sia niente di serio, anche perché da quando gioco non mi sono mai infortunato, quindi diciamo che un pizzico di preoccupazione c'è, ma speriamo non sia niente di che. Un problema al ginocchio? Sì, al ginocchio sinistro, quando ho stoppato quella palla, poi l'ho rimessa a terra, è come se proprio mi si è piantato tutto il ginocchio, ho sentito un rumore, è stato molto lo spavento, non ho molto dolore, però è giusto farsi controllare. Ci tenevamo a fare bella figura, soprattutto per la prima in casa, era veramente importante. Come detto, ci tenevamo anche alla competizione, che è la Coppa Italia, e ci teniamo davvero tanto. Abbiamo faticato un po' col primo tempo, anche perché abbiamo cambiato modulo gioco, però il secondo tempo poi siamo venuti fuori con quel gol, l'entrata di Garozzo, un 95 davvero interessante, ha messo a scompiglio una difesa avversaria e quindi siamo riusciti a fare il primo, poi il secondo gol e a tenere bene la partita. Appunto, questo è stato il cambio della partita. A metà secondo tempo, quando si stava avvertendo forse un calo fisico, con l'entrata di Garozzo ci siamo risvegliati, devo dire, e abbiamo risposto benissimo al finale della gara, mantenendo appunto, segnando i due gol e andando anche altre volte vicino al gol e portando a casa, diciamo, l'obiettivo della qualificazione. Sì, ovviamente siamo stati un po' messi in difficoltà da una San Filippo abbastanza compatta, una squadra abbastanza compatta. Vincere fa sempre morale, ci aiuta ovviamente ad andare avanti. Oggi la partita, il primo tempo, siamo stati molto, diciamo, cercavamo di prendere un po' le posizioni, poi al secondo tempo qualche cambio fatto dal mister, diciamo, abbiamo sbloccato la partita e abbiamo poi finalizzato due reti. Diciamo, sì, ho visto tanta gente, specialmente famiglie, c'è la mia famiglia, molta diciamo bambini, ho visto molti bambini e questo fa piacere, perché comunque il pallone deve essere seguito in questo modo. Poi certo succede qualcosa in campo, però queste sono piccolezze. In questa categoria purtroppo ci sono anche queste sbavature, diciamo così, però mi ha fatto molto piacere vedere tante famiglie. Poi ho visto anche il presidente, ha fatto, non so, a chiusura primo tempo un catering, presente, queste cose molto mi piacciono, queste cose. Comunque, complimenti al San Gregorio. Abbiamo quindi ascoltato dalla viva voce molti dei protagonisti di questo appuntamento 31 agosto, e allora si chiude favorevolmente il mese di agosto, dando spazio al mese di settembre, che inizierà di fatti con il weekend per la prima di campionato. Sapremo ovviamente nel prossimo estratto se si giocherà appunto a San Gregorio o fuori casa. Da Francesco Casi c'è tutto, ringraziamo Fulvio Begherucci per il montaggio, allora salutiamo tutti i tifosi, gli affezionati e gli sportivi di San Gregorio Channel.